Presidente, 5 anni di Virtus Segafredo, partiamo da 5 anni fa. Qual è il suo primo ricordo di quando decise di entrare da protagonista nel mondo Virtus? Il primo ricordo fu una telefonata di Alberto Bucci che mi chiese se potevo fare qualcosa per la Virtus, mi invitò a vedere una partita e così, e quindi da questo, da ciò è cominciato tutto. Poi il presidente delle COP Turrini, che poveretto avesse mancato, non c'è più, perché allora la Virtus era in mano alla COP, e quindi mi chiesero di aiutarli per non per uscire da una certa situazione, perché non è che in quel momento la Virtus fosse fallita, ma per portare avanti un progetto, insomma, per la squadra, per far tornare la Virtus come ai vecchi tempi. La Virtus era in A2, pochi mesi dopo subito il ritorno in Serie A, sì. Primo step fondamentale, direi, per il percorso della Segafredo nella Virtus. Sì, perché logicamente la città, tutti i tifosi della Virtus si aspettavano quello, perché essere in A2 per la Virtus è stato uno smacco terribile, e qui la prima cosa bisognava uscire dalla 2. Certamente. Dal 2019 al 2021 ogni anno c'è stato un trofeo conquistato. Sì. Immagino emozioni diverse, sì, per ogni singolo trofeo. È così? Beh, però se ogni trofeo va vinto. Io dico sempre, come nel calcio, ogni campionato bisogna vincerlo. Non è facile vincere la Serie C, la Serie B, come la Serie A. Ogni partita è difficile. Quindi tutti i trofei che abbiamo vinto io veramente me li sento conquistati nel cuore, per me sono stati una gioia incredibile, ecco. Sia il campionato di A2, perché bisognava vincerlo, la Coppa Italia di A2, la Champions League, che è stata una festa incredibile, quindi, e poi il coronamento con lo scudetto, che io avevo promesso che in 5 anni ci saremmo arrivati, invece siamo arrivati prima. Va bene, lo stesso. E è vero anche però che oltre ai trofei sul campo, per una società sportiva è importante anche avere una struttura solida dietro, e in questi anni, parallelamente ai successi sul campo, la Virtus Segafredo è riuscita a creare una società via via, certo, sempre più, certo, solida. È importante anche quello, ovviamente. Certo, io a questo proposito vorrei ringraziare tutti i nostri collaboratori, in primis il dottor Baraldi, che è l'artefice di tutto, quello il più importante di tutta la struttura, ma tutti gli allenatori, i vice allenatori, Paolo Ronci, la Elena, la famosa Elena, che è la factotum di tutto, e tutto lo staff, ecco. Una cosa che ho detto in una conferenza stampa con Scariolo, quando abbiamo preso Scariolo, ho detto che anche Scariolo doveva aiutarci e far diventare proprio la Virtus una struttura tipo NBA, professionale a tutti i livelli. E non solo la maschile, ma struttura, perché organizzazione. I trofei si vincono con calma, con tutta una programmazione, non è che sono frutto di una cosa che nasce così. Roma non fu costruita in un giorno. No, ci vuole calma e tranquillità. Anche nella femminile, che è l'altro fiore all'occhiello della Virtus, è suo quello in particolare. Quella è la mia gioia, il mio fiore all'occhiello, il mio sogno è quello di riuscire a vincere uno scudetto con le ragazze, perché Bologna non ha mai vinto scudetti con le ragazze. Intanto è la prima squadra che gioca in A1, e vincere uno scudetto con le ragazze sarebbe proprio il massimo, ecco, perché gli uomini ci hanno abituato male, ormai ne abbiamo tanti ed è tutto, hanno una storia, le donne no. Poi mia madre giocava a basket, quindi ho un feeling particolare. In questa sala ci sono tante foto di trofei alzati, ma ce n'è anche una, con lei in primo piano, di una vittoria della femminile quest'anno a Venezia. Femminile. Non è un trofeo, però è una vittoria importante. È quasi un trofeo, perché l'anno prima Venezia ci aveva stracciati, era una cosa, noi eravamo molto deboli, era il primo anno in A1. Invece in quel giorno lì gli abbiamo dato 31 punti a Venezia, quindi è stato il massimo che si potesse ottenere, veramente. In questi 5 anni il marchio Segafredo e il marchio Virtus sono andati a braccetto, perché ovviamente, sì, per la sua azienda è importante, sì, che la squadra abbia poi dei risvolti sul campo e dei risvolti societari di crescita e di sviluppo. Certo. Quindi immagino che proprio dal punto di vista imprenditoriale questi 5 anni siano stati importanti anche per l'azienda Segafredo. Senz'altro sì. Sai, il basket penso sia uno degli sport più pubblicitari possibili, perché sei sempre sui giornali, sempre in televisione, tutta la partita.
il marchio è grande sulle maglie, quindi ha una visibilità incredibile e questo è il vantaggio del basket. Quindi noi facciamo il basket anche per quel motivo là. Le faccio un'ultima domanda. 5 anni importanti sono andati in archivio. Adesso le chiedo cosa vorrebbe che riservasse il futuro alla Virtus Segafredo, non necessariamente solo nei prossimi 5 anni. Cosa le piacerebbe? Ma intanto quest'anno abbiamo 4 coppe, io spero almeno di vincerne una, che sia Coppa Italia, Scudetto, quel che sarà. Almeno una, in modo che continuiamo a mantenere la regola di una vittoria all'anno. Niente, il nostro impegno futuro cos'è? Abbiamo 2 impegni che sono fondamentali. Uno è la famosa Eurolega, continuiamo a dirlo, poi diventa un problema non andarci. Speriamo di riuscire ad andarci. E poi l'impegno che io ho preso, che è quello di costruire un palazzetto, proprio una diciamo così, una casa Virtus, che non sia o in condominio con altri o in prestito. E quindi abbiamo l'impegno di costruire questo famoso palazzetto, che è un impegno molto grande, molto gravoso, ma che io spero di portare a termine, senz'altro. Grazie Presidente. Grazie a voi.